Sono Tonino Genovese ed il libro che oggi vorrei proporre alla vostra attenzione e alla vostra lettura è L'eleganza del riccio di Barbery Murrell. Siamo a Parigi, in un elegante palazzo abitato da famiglie dell'alta borghesia. Dalla sua guardiola assiste, allo scorrere di questa vita di lussuosa vacuità, la portinaia René, che appare in tutto e per tutto conforme all'idea stessa della portinaia, grassa, sciatta, scorbutica e teledipendente. Invece, all'insaputa di tutti, René è una coltissima autodidatta che adora l'arte, la filosofia, la musica, la cultura giapponese. Poi c'è Paloma, una figlia di un ministro ottuso, dodicenne, geniale, brillante, fin troppo lucida, che stanca di vivere ha deciso di farla finita il giorno del suo 13° compleanno. Fino ad allora continuerà a fingere di essere una ragazzina mediocre e imbevuta di sottocultura adolescenziale come tutte le altre. Due personaggi in incognito, quindi, diversi eppure accomunati dallo sguardo ironicamente disincantato, che ignari l'uno dell'impostura dell'altra, si incontreranno solo grazie all'arrivo di Monsieur Zhu, un ricco giapponese, il solo che saprà smascherare René e il suo antico doloroso segreto. Perché propongo alla vostra attenzione, alla vostra lettura, questo libro? Lo propongo perché in un mondo che urla e che sta andando verso la dimenticanza della cultura come elemento di crescita e di valore umano, rappresenta l'evidenza che ognuno di noi è uno scrigno, un prezioso contenitore, un contenitore che va alimentato di bellezza e di grazia. Non bisogna necessariamente ostentare e avere per essere qualcuno, basta leggere, ascoltare musica, ricercare sempre la bellezza. Questa è la vera ricchezza. Scoprire l'altro nel dialogo di cuori che si riconoscono e si riescono a comprendere, sino alla felicità. Tutto ciò che rende un riccio elegante ed indimenticabile. Buona lettura e un saluto agli amici di Totomoto.